Amiche, amici di Rossini TV, siamo al TTG di Rimini, seconda giornata, ancora una volta allo stand delle Marche. Let's Marche è il motto, andiamo ad ascoltare le dichiarazioni e le interviste che abbiamo raccolto. Devo dire, è veramente un bellissimo stand, collocato molto bene qua al TTG a Rimini. È un luogo dove noi ci ritroviamo per mostrarci e presentarci ai mercati internazionali. C'è entusiasmo. C'è anche consapevolezza dei risultati positivi anche dell'anno in corso, il 2023, che sono sulla falsariga del 2022, nonostante il mese di maggio, il mese di giugno, le calamità e il meteo non ci siano stati sicuramente di aiuto e non sono state neanche alleate tutte le vicende di natura internazionale. Però siamo davanti a risultati che parlano chiaro, soprattutto con la grande soddisfazione di vedere finalmente un più 7 sul mercato degli stranieri, che per noi non solo è una novità, è un auspicio a cui stiamo lavorando. Oggi lanciamo l'operativo invernale per Ancona, per le Marche. Saranno 3 le destinazioni dall'aeroporto, la nuova rotta, la Catania, quindi connettività domestica implementata. Saranno 12 voli settimanali Ryanair da e per l'aeroporto delle Marche, ma soprattutto ci sarà una crescita del 13% rispetto alla passata stagione invernale, un trend di crescita che continua, un investimento Ryanair sul territorio che aumenta ogni anno. Si vuole continuare a crescere, quest'anno si è fatto con una nuova rotta che si aggiunge alla Charleroi e alla Londra, che sono le rotte poi storiche invernali. Quello che stiamo portando è anche un impatto importante da un punto di vista di territorio. Abbiamo uno stimato di 170 posti di lavoro generati dall'attività Ryanair sul territorio aeroportuale. Ovviamente lancio della Winter, a breve ci sarà anche chiaramente l'annuncio Summer. Oggi volevamo farlo qui perché è un momento importante ed era anche il momento corretto di lanciare la stagione che è in corso. Valmivola è un territorio che raccoglie 9 comuni, da Senigallia fino ad Arcevia. È un territorio distinto su 2 valli del fiume Misa, famoso negli ultimi tempi, e anche in Evola. E raccoglie un territorio molto ricco dal punto di vista turistico perché ha delle eccellenze e quindi si sono uniti questi comuni per fare una promozione turistica che possa in qualche maniera accogliere tutti i vari gusti dei turisti. Ora il turista non vuole fare solo una cosa, ma si perde nel territorio la scoperta di qualcosa di unico e particolare, e questo territorio ha delle vere chicche da scoprire e da conoscere. Abbiamo predisposto questa giornata per raccontare qui al TTG assieme alla Regione Marche, uno dei principali attrattori sicuramente dell'anno prossimo, che sarà Pesaro, capitale italiana della cultura. È una grande opportunità per tutte le Marche, così va vissuta, e quindi è importante presentarla oggi al mercato turistico mondiale. Il TTG è una delle fiere più importanti al mondo, come sappiamo. Raccontare un po' il calendario che abbiamo già raccontato, che è fatto di 50 comuni, e quindi diciamo che la possibilità del pieno spirito anche, no, del turismo anche esperienziale, di vivere non solo Pesaro ma tutti i 50 comuni della provincia nell'arco delle 52 settimane, e soprattutto anche un calendario di eventi e di iniziative che faranno trovare in ogni mese dell'anno anche un pubblico che non si muove solamente nel pienone e nel caldo estivo, una città e una provincia ancora più bella, ancora più organizzata, e dove l'esperienza del viaggiatore si unirà a quella del residente, del cittadino. Siamo qui al TTG di Rimini, Travel Experience, perché è un appuntamento importante, ormai a carattere internazionale, per gli operatori del settore turistico, e non potevamo mancare come comune di Corignaldo e poi Corignaldo, che fa parte dei borghi uberi d'Italia, quindi come borghi uberi d'Italia delle Marche. E Corignaldo, che è un paese, è un borgo che annovera tra i suoi riconoscimenti tra l'altro anche la bandiera arancione del Touring Club d'Italia, e anche come borgo d'eccellenza europeo riconosciuto dalla Commissione europea nel 2008. E quindi veramente è una bella esperienza, è un modo per incontrare gli operatori del settore, quindi scambiare informazioni, promuovere il nostro territorio, le nostre peculiarità. È un modo anche per dei borghi che caratterizzano tanto il territorio marchigiano, i nostri piccoli borghi della Collinari, per poter promuovere veramente tutte le proprie attività, la propria storia, la propria cultura.